salendo a 750 metri di altezza e all'arrivo mi aspetta un panorama mozzafiato su Trapani e le isole Egadi, ma soprattutto c'è un borgo solitario tutto da scoprire, Erice. Le mura, le stradine, le salite, le discese, qui ogni scorcio ci fa tornare indietro nel tempo trasportati da profumi inebrianti. E questo è l'edificio religioso più importante di Erice, il Duomo. Angela, ci racconti la sua storia? Si tratta di una chiesa che è stata realizzata nel 1300 da un re, il re Federico III d'Aragona, ed è una bellissima chiesa in stile gotico. E questo è il Castello di Venere, simbolo di Erice, un luogo ricco di fascino e di misticismo sia per la sua posizione che per il suo valore storico. Come mai si chiama Castello di Venere? In realtà si tratta di un castello normanno, viene chiamato così perché una volta su questo sito sorgeva un tempio dedicato alla dea dell'amore, quindi identificata con Astarte, Afrodite e quindi anche Venere. Quindi come omaggio alla dea viene chiamato comunemente Castello di Venere. Da questa torretta dei primi del Novecento, voluta dal conte Agostino Pepoli in stile Liberty, il panorama sul Monte Cofano è davvero spettacolare. Adesso invece ti faccio conoscere un'altra tradizione tipica di Erice. Qual è? Le ceramiche. Andiamo! Heaven itself was falling into her eyes. La Sicilia ha una lunga tradizione nel settore della ceramica ed Erice è una delle sue roccaforti, ma qui si distingue con colori più tenui e disegni molto ricercati. Si tratta in effetti di una tecnica molto antica, del XV secolo, e viene applicata sia agli oggetti di uso comune, ma anche a delle vere e proprie opere d'arte. Ma cos'è questo profumino così invitante? Sono i dolcetti della signora Maria. Sono dei dolcetti di mandorla, dei biscotti, genovesi, sono tante specialità. Questa è la mia tappa. Erice è davvero un borgo indimenticabile. Piccolo ed autentico, con radici antiche ed un'atmosfera rimasta inalterata nei secoli. Uno scrigno di eleganza e di magia. Should the sun refuse to shine?